ripartono le coppe europee. Dove eravamo rimasti? Cosa ci dobbiamo aspettare? Si parla tanto di Milan, ovviamente parleremo di Milan, ma tutte le altre squadre? Andiamo subito, ma subito al punto. Prima, ovviamente, questo è il canale YouTube Calcio più bello d'Italia, d'Europa, del mondo. Quindi iscrizione se non siete già iscritti, iscrivetevi, mettete una campanella, non dimenticate il like. E in descrizione trovate tutti i canali di cui mi occupo io. Ne sta nascendo un altro, sono tantissimi. Andate in descrizione e li vedete, quelli di musica, quiz, insomma, sapete tutto. Detto questo, iniziamo subito. Iniziamo con la Fiorentina. A me la Conference League non mi entusiasma, vi dico la verità. Però la Fiorentina, la situazione della Fiorentina è che deve aspettare l'ultima partita, perché anche se vince col Genk adesso in casa, dopo deve aspettare il Ferencvaros. Insomma, si è un po', poteva essere meglio il girone della Fiorentina, ma l'ha giocata così e quindi deve aspettare l'ultimo all'ultimo praticamente per qualificarsi prima. Potrebbe qualificarsi seconda, però là va ai playoff, meglio passare prima. Andiamo all'Europa League, che è quella già incominciamo a essere, diciamo, più interessanti le cose. C'è l'Atalanta con lo Sporting, basta un pareggio e passa l'Atalanta. Anche con la sconfitta, se una sconfitta di un gol, in quel caso si vanno a guardare i gol, la differenza gol, e l'Atalanta dovrebbe essere ancora in vantaggio. Insomma, l'Atalanta, farsi sfuggire il primo posto sarebbe una brutta cosa, perché lì è a portata di mano. Il primo posto significa ottavi, mentre se arrivi secondo devi farti playoff con chi scende dalla Champions League. Magari ti scende uno squadrone e là ti fai male senza motivo, e comunque sono due partite in più da giocare. Non è, diciamo, una bella cosa una volta che sei prima a finire seconda, ma l'Atalanta credo che ce la farà anche tranquillamente con lo Sporting. Dovesse perdere più di un gol, in quel caso lo Sporting ovviamente sarebbe strafavorito, perché dopo in casa alla fine c'è l'ultima con lo Sturm Graz. Quindi Atalanta che deve fare o un punto o una vittoria, ovviamente, o anche perdere con un gol di scarto, anche lì ci potrebbe ancora fare tranquillamente, abbastanza agevolmente. Andiamo alla Roma. La Roma di Mourinho, che si dice che va benissimo in Europa, in parte è vero, in parte, perché la Roma di Mourinho è a pari punti con lo Slavia Praga, gli scontri diretti sono uguali, 2-0, 2-0, e quindi si vanno a guardare la differenza dei gol. La differenza dei gol in questo momento lo Slavia Praga ha più 3, e sono tanti gol in più, cioè, rispetto alla Roma. Adesso c'è Roma, la Roma dove va? La Roma va in Svizzera col Servette, ma lo Slavia avrà in Moldova contro lo Sheriff Tiraspol. Cioè, se lo Slavia vince sia con Servette che con Sheriff, e magari facendo un bel po' di gol, si qualifica primo. La Roma deve vincere tutte e due partite, sperare che lo Slavia scivoli. Se lo Slavia non scivoli, deve fare tanti gol, davvero tanti gol col Servette, ce la può fare, tanti gol con lo Sheriff. Però quelli partono da più 3 gol di vantaggio, e la vedo male per la Roma passare come prima. Passerà come seconda, probabilmente si deve fare i playoff, ma ripeto, dalla Champions scendono squadroni e lì ti fai male, ti puoi veramente fare male. E andiamo a questa Champions. Si è parlato tantissimo del Milan, ma sono 4 le squadre italiane e la situazione non è fluida per nessuno delle 4. C'è solo una qualificata, che è l'Inter, ma vi farò vedere che non è così semplice il percorso dell'Inter. Anzi, iniziamo proprio con l'Inter, il gruppo D. L'Inter va a Lisbona contro il Benfica, è a pari punti con la Real Sociedad, con un pareggio fatto fuori casa. Questo vuol dire che tutto si giocherà all'ultima partita. L'ultima partita sarà quella fondamentale, per qualsiasi, addirittura qualsiasi sia il risultato. Mettete che la Real Sociedad vinca e se ne va a 13 punti, e l'Inter perde e resta a 10. Se però ti vince l'ultima partita, passa prima l'Inter, oppure viceversa. La stessa cosa vale per la Real Sociedad: magari perde, l'Inter vince, però quelli dopo ti vincono l'ultima partita. Se c'è pareggio, dopo si va a guardare la differenza reti. La differenza reti ha più 2 il Real Sociedad in questo momento. Quindi vuol dire che è l'ultima partita, l'Inter deve vincere l'ultima partita o aspettarsi uno scivolone della Sociedad con lo Salisburgo in casa. La vedo un po' difficile, ma ci potrebbe stare, perché il Salisburgo col Benfica stanno lottando per il terzo posto, appunto per i playoff, di andarsi a fare i playoff con l'Europa League. Ci potrebbe stare. Situazione fluida, ma in questo momento favorita per il primo posto secondo me è la Sociedad. Dopo c'è l'ultima partita in casa, se l'Inter vince quella partita è fatta. Sul pareggio, secondo me, se pareggia non è fatta, arriva seconda. Ma questa è la situazione dell'Inter. Andiamo a vedere una situazione complicatina, ma non più di tanto, che è quella del Napoli. Il Napoli praticamente è dietro il Real Madrid, ha già
distanziato l'Union Berlino, rimane solo il Braga. Questo vuol dire che se l'Union Berlino va a vincere in Portogallo, qualunque sia il risultato del Napoli, il Napoli passa. Il Napoli passa anche se batte il Real Madrid, ovviamente. Se pareggia e pareggia il Braga, cioè il Braga non riesce a vincere, il Napoli passa. Se invece, questo è un po' quello che ci si aspetta, il Napoli perde con Real Madrid, una partita magari bella, però magari perde, e il Braga vince, in quel caso l'ultima partita è quello che vale, e il Braga ha una sola possibilità di vincere a Napoli, cioè il Napoli ha comunque sempre la possibilità sia di vincere che di pareggiare col Braga. Sono tante le combinazioni che fanno passare il Napoli. Io mi aspetto un Union Berlino che può fare risultato col Braga, e questo sì, e addirittura se vince passa il Napoli, perché secondo me il Napoli passa, ma da secondo. Ma ripeto, ancora non è sicuro assolutamente. Se dovesse vincere il Braga in casa contro l'Union Berlino e il Napoli perde, dopo la partita Napoli-Braga hai due risultati su tre, ma se vince il Braga passa il Braga, cioè questa è la situazione del Napoli, favoritissimo, ma attenzione. E dopo c'è la Lazio. La Lazio è incasinata. La Lazio, proprio una situazione del girone della Lazio, è veramente incasinato. Perché adesso c'è Lazio Celtic e potrebbe vincere. Il Celtic ormai è fuori dai giochi, non è tecnicamente fuori dai giochi, però ha un punto. Quindi la Lazio se ne va a 10 punti. Dice, ma con 10 punti passi? E no, non è così. Passi se l'Atletico Madrid vince in Olanda. Se l'Atletico Madrid vince col Feyenoord in Olanda e la Lazio vince, allora la Lazio passa. Altrimenti deve aspettare l'ultima partita, che è in Spagna con l'Atletico Madrid, e quella è la seccatura. Cioè il punto per la Lazio secondo me è questo, che pur se vince deve aspettare solo un risultato, che vinca l'Atletico Madrid, perché pure se il Feyenoord e l'Atletico Madrid pareggiano, la Lazio si troverebbe a 10 punti, l'Atletico a 9 punti e il Feyenoord a 7 punti. Ma dopo c'è l'ultima partita e va in Spagna, e qua ti puoi fare male. Quindi la Lazio deve vincere e deve sperare che l'Atletico passi in Olanda, altrimenti è durissima, altrimenti devi andare a fare il risultato in Spagna, punto. E devi fare 4 punti praticamente, 3+1. La vedo dura per la Lazio. E finiamo, che si è parlato tanto, tantissimo, di questa situazione del Milan. E il Milan ha una situazione anche questa complicata come quella della Lazio, né più e né meno. Abbiamo il Paris Saint-Germain che incontra il Newcastle. Cosa farà? Vincerà. Se il Paris Saint-Germain vince va a 9 punti, quindi mettiamoci questi 9 punti al Paris Saint-Germain, che non sono scontati, assolutamente non sono scontati. Dopo c'è il Borussia e il Milan. Se il Borussia vince, il Borussia passa. Borussia passa e il Paris Saint-Germain passano, cioè se ne vanno. Se Borussia e Paris Saint-Germain vincono, se ne vanno, cioè primo e secondo, via, ciao. Quindi il Milan, se va bene, scende in Europa League. Se va bene, perché l'ultima partita ce l'ha col Newcastle in casa, cioè in casa del Newcastle, e là il Newcastle può fare il ribaltone, vincere e passare lei come terza classificata. Quindi il Milan nella sconfitta significa quasi sicuramente, ovviamente sicuramente, non passare il turno, ma potrebbe significare esci dalle coppe se dopo perdi col Newcastle. Se pareggiano invece, se pareggiano il discorso diventa un po' diverso. Anche lì si va a guardare la differenza reti col Borussia Dortmund, cioè la situazione è complicata, rimane complicata, ma rimangono in vantaggio sia Paris Saint Germain che Borussia Dortmund. Se vince invece il Milan, è messo bene, sempre relativamente, però è messo bene che dopo si va a fare l'ultima partita con Newcastle. Deve fare anche il Milan 4 punti, e non è una cosa facile, non è una cosa facile. Stasera il Milan si gioca tutto. Ripeto, se vince è messo bene, ma non è sicuro. Non è sicuro di passare il turno, anche se vince. Se pareggia ancora peggio, non è sicuro di passare il turno, però dopo deve andare a vincere in Inghilterra, e vincendo in Inghilterra il turno potrebbe passarlo. Se perde fuori, se perde fuori, cioè questa è la situazione del Milan in questo momento. Sapete, non so dire come, che partita sarà o che girone sarà. Comunque, ricapitolando, Milan deve per forza vincere, per forza deve vincere. Pareggiare significherebbe mettersi quasi fuori, perdere è fuori, non passa il turno, può solo sperare dopo di non perdere in Inghilterra per passare in Europa League.
La Lazio deve vincere e sperare che l'Atletico vinca. Se succede questo, questa doppietta, allora la Lazio ha passato i gironi, sarebbe una grandissima cosa. Altrimenti dopo ha lo scoglio della Spagna, di andare in Spagna all'ultima giornata e dove fare il risultato all'ultima giornata, quello è un po' difficile. Quindi anche la Lazio non è messa benissimo. L'Inter se la gioca tutta l'ultima partita, ve l'ho detto, anche questa è quasi ininfluente. Dopo devi vincere l'ultima partita, stop, quella là. Altrimenti se la Sociedad scivola col Salisburgo, la puoi anche pareggiare forse, ma siamo lì, o primo o secondo, vabbè, è già passata, però deve vincere l'ultima partita per passare prima, e il Napoli deve sperare che l'Union Berlino vada a vincere in Portogallo, altrimenti anche il Napoli viene, a meno che non fa risultato, viene spostato all'ultima giornata. La Roma è messa male, ve l'ho detto, per una questione di gol. Quelli hanno 3 gol in più, non c'è più lo scontro diretto, e quindi là ti devi vedere cosa fanno gli avversari. Se la vincono tutte e due è bene, allora passi seconda e ti devi fare i playoff. È passata, ma come playoff, non come prima, a meno che appunto non fa una buffata di gol contro il Servette, riesci a pareggiare questa differenza a reti. La vedo difficile, però è possibile. L'Atalanta basta un punticino. All'Atalanta basta un punticino con lo Sport di Lisbona ed è messa benissimo, assolutamente. Io credo che ce la farà, altrimenti dopo anche l'Atalanta non perdere con due gol di scarto, se la va a giocare con diciamo la differenza a reti. Dopo c'è la Fiorentina che però deve aspettare l'ultima partita. Insomma, ragazzi, questo è il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo. Parliamo sempre di calcio. C'è Diego CTN Sport. Sono tanti gli altri canali, ma c'è Diego CTN Sport dove parlo di sport. Se vi piace lo sport, venitemi a trovare su Diego CTN Sport, e ci sono tanti altri canali, quiz, interior design, la musica, adesso partirà un altro col digital marketing. E insomma, ragazzi, andate in descrizione, ne vedete di tutto. Ragazzi, alla prossima, ciao ciao, ciao a tutti.